Francesco. La Liguria non è solo un paese per vecchi, o almeno Savona non lo è. I più piccoli hanno a disposizione molte aree gioco all'aperto, ma la città sta anche dimostrando come la crisi economica non abbia colpito il settore per l'infanzia, che continua a spopolare. Nascono infatti sempre nuove boutique di abbigliamento per bambini e si moltiplicano anche i negozi dell'usato e di accessori. Sempre di più però sono anche i locali specializzati. Ecco per esempio che da alcuni mesi la ludoteca Le Piccole Canaglie accetta nei suoi spazi anche i minori di 3 anni, a patto che siano accompagnati dai genitori. C'è anche chi ha deciso di portare avanti la sua missione, seppure con un guadagno. La titolare di Biblis spiega infatti perché abbia trasferito il suo negozio dalla vicina Albisola. Mancava a Savona un negozio così e una professionalità anche sul gioco e una qualità del giocattolo di questo. Un negozio che ha tutti i giochi molto particolari, didattici, anche il materiale Montessori che si è aggiunto nell'ultimo periodo. Il nostro concetto è quello di far giocare i bambini con del materiale pulito, sano, ecologico e che gli faccia anche far venire voglia di interessarsi ad altre cose, stimolare la curiosità, la manualità e di tutto un po'. Oltre alle librerie generaliste, poi, a offrire una sezione per i piccoli c'è ora Fulmini e Saette, pensata proprio per chi ha meno di 10 anni e per i genitori che vogliono testi di pedagogia e altro. In attesa che la biblioteca Barrili, compreso il reparto ragazzi, si sposti proprio nella storica via Pia. Insomma, il centro di Savona è sempre più a misura di bambino.